Tecnorete, moderne agenzie, con l'esperienza del gruppo Tecnocasa. Mister Brevi, dopo la sconfitta di Perugia è bene voltare le pagine e pensare al presente, un presente che si chiama Pontedera, che è anche la capolista. Sì, veniamo da questa sconfitta di Perugia e dobbiamo cercare di metabolizzare la sconfitta appunto che c'è stata a Perugia, cercare di trarre anche lì delle valutazioni, delle considerazioni che devono trasformarsi in situazioni positive, perché tante volte la sconfitta aiuta a crescere anche nelle difficoltà, si cresce. Assenti Marchi e Germinale Ferraro per squalifica, quali sono le condizioni degli altri, come si è lavorato in settimana? Si è lavorato bene, si è cercato di andare a lavorare su chiaramente gli errori e sulle cose buone che abbiamo fatto. Abbiamo tutta la rosa a disposizione a oggi, quindi ci sarà chi prenderà il posto di questi tre giocatori e sono convinto che, visto per come si sono sempre allenati, sapranno dare il loro contributo. Un motivo in più per tenere d'occhio il Pontedera è questa coppia gol super, 14 gol in due tra Grassi e Righini. Sì, sicuramente sono due giocatori che stanno facendo molto bene, perché in così poche gare aver già fatto tanti gol. È una squadra, al di là di queste due individualità, comunque organizzata, che si difende bene, che riparte velocemente, quindi loro sono i terminali offensivi di un lavoro di squadra che c'è alle spalle.